Salve a tutti, sono Frenduz e siamo alla terza parte. Questo qua si chiama Tempio di Boom, non so, beh, mi sa Tempio di Boom. E comunque questo ci stanno delle lucertole, sembra che sempre questo è come il primo livello, però è, diciamo, è uguale al primo livello, però è diverso. Ho scordato di portare, che a volte con la tastiera non è che sono abituato. Secondo me a questo punto è meglio il joystick. O anzi, tanti del Game Boy Advance. Anzi, del Game Boy. Come avevo già detto, le scatole non servono, che sono evitabili perché... perché non c'è bisogno di completarla al 100%. A chi lo vuole sapere. Questo è il secondo bonus di questo livello. Veramente vorrei andare avanti con questo livello. Ci sto andando, ecco, sono riuscito. Ma anche quello no, non serve, è appena caduta. E veramente qua c'è tutta una scala di scatole, non mi serve, basta andare avanti, ecco, l'ho finito. Ecco, allora, ecco qua. Per quale motivo abbiamo tutti questi nemici che si rompono le scatole? Ecco, sono arrivato avanti. Ora dobbiamo salire di su. Veramente una salita, una piattaforma che ti porta fino adesso. E ora... ora diciamo... possiamo andare bene avanti. No, ho sbagliato, un'altra volta. Ecco qua. Ah, era la stessa parte di prima. Veramente... questo livello si ispira a Crash 2, come avevo detto, è veramente, perché è uguale, ma ci sta pure un po' la canzone un po' uguale. Vi ricordate che quelli dei giochi dell'Universal, cioè della Vicarious Visions, tipo copiava i livelli di una volta, e veramente veramente copiava alcuni livelli, come stanno anche lì di Cortex, però se ci ho fatto caso lì di Cortex è della Konami. E veramente della Konami, se ci ho fatto caso lì di Cortex. Allora, veramente troviamo un sacco di livelli ispirati. Un sacco di livelli ispirati come quello subacqueo. Ecco, abbiamo finito. Allora, vabbè, vi spiegherò la prossima parte. Vi saluto e ciao. Arriverà anche la quarta parte. Ciao a tutti, alla prossima.